Bene, siamo con Marco Bava e vogliamo parlare un attimo dell'attualità politica, del fenomeno Grillo e dei partiti che in qualche modo hanno anche deluso un po' tanto gli italiani, insomma gli elettori, perché non, diciamo, la loro politica in effetti non ha molto difeso gli italiani e la loro italianità, diciamo, e lo Stato italiano in qualche modo. Bene. Allora, beh, direi che il servizio di report di domenica scorsa rappresenta bene il fenomeno degli immobili delle PC spariti nelle fondazioni. La fondazione che vede insieme, guarda caso, Alfano e Letta. E poi l'analisi sul fenomeno Grillo. Direi che Grillo per me è un grosso catalizzatore di voti. Lui è molto convincente. Infatti io tantissimi Infatti anni lei fa. diceva che ha collaborato con Grillo in passato, no? Sì, io 10 anni, per 10 anni sono stato, credo di poterlo dire, almeno io ero quello che gli faceva le analisi su Fiat. Ci eravamo conosciuti ad un'assemblea della STET, io successivamente ho avuto rapporti con Fiat, come già ho detto in altre interviste. Lui parlava dell'auto ecologica, quella idrogeno, via dicendo, e io ho chiesto a Romiti l'autorizzazione di portare Grillo al centro ricerche per farlo diventare testimonial delle vetture ecologiche che c'erano in centro ricerche Fiat. Poi questa cosa non andò avanti, ebbe un po' di ostacoli. Lui capì che seguivo Fiat, mi chiese di continuare a fare analisi su Fiat e io gliele feci. Fiat, l'evoluzione, via dicendo. Infatti tutto quello che lui fi su Fiat ha detto fino a qualche tempo fa, quando ne parlava, erano cose che ci comunicavamo telefonicamente o quando veniva a Torino, lui dopo che si svegliava a mezzogiorno faceva un briefing con le persone che avevano qualcosa da dire nella città. Io ero con lui a questi briefing e avevo una capacità di assimilazione favolosa, cioè lui sentiva queste persone che erano i suoi, diciamo, referenti della città che per i temi che gli interessava sviluppare durante lo spettacolo. Alla sera nello spettacolo andava alla grande, aveva assimilato tutto perfetto, ma senza prendere appunti, proprio ha una memoria da attore favolosa. È un grosso attore, capacissimo. Dopo lo spettacolo si andava a cena insieme, anche da personaggi importanti di Torino, e a volte io nel mio caso correggevo certe situazioni, altre dicevano la loro, e lui discuteva su queste cose, quindi lui ha capacità di discussione, non è vero che non ce l'ha, e l'ha dimostrato anche ultimamente. Allora, il suo problema qual è? È che lui fa parte del progetto Gaia. Cos'è il progetto Gaia? Il progetto Infatti Gaia lo io ho visto trovate il su video e internet. sinceramente mi ha un po' spaventata, ecco. Anch'io. Guarda, io ho avuto due occasioni di incontrare Casaleggio. Telefonicamente, quando Grillo voleva fare la raccolta delega di Telecom, mi disse: parlane, guarda che si può fare, è un po' complicato, ma si può fare. Insomma, sto parlando di Beppe Grillo, non sto parlando di Marco Bava, che lo sta facendo attualmente raccolta delega attraverso i miei siti che sono www.marcobava.it e marcobava.eu. E chiamai Casaleggio, si capiva Antonomino che non gliene fregava assolutamente niente di fare questa cosa di cui Grillo parlava, voglio le deleghe per andare in assemblea. Poi andò, gliele diedero, andò ed erano inutilizzabili perché non fatte nel modo giusto. Allora disse Grillo, falle nel modo giusto, te le danno. E lui vanificò queste deleghe. Ed è la stessa cosa che farà dei voti. Cioè è un film già visto. Perché? Il progetto Gaia mette Beppe Grillo tra le pedine per comandare il mondo, no? Quello che non c'è scritto nel progetto Gaia è che chi comanderà il mondo? Allora io mi do una risposta: sono le stesse multinazionali che hanno nominato Monti, che hanno
Cioè il Bilderberg in qualche modo, no? Il Bilderberg. Bilderberg trilaterale, petrolieri, Stati Uniti, non a caso, se fate attenzione, l'ambasciatore americano è stato uno dei pochi che si è espresso favorevolmente a Grillo. Poi è vero che l'hanno sostituito dopo una settimana, però l'ha fatto. Evidentemente stiamo poi parlando di un ambasciatore professionista, non stiamo parlando di come quello che c'è adesso che non è un professionista. Cioè chiaramente Beppe Grillo è un catalizzatore di voti per vanificarli. E io infatti prima, quando lui stava per entrare in politica, tentai di parlargli dicendo: guarda, se lo vuoi fare, fallo da solo, non fallo con Casaleggio, perché tu rischi di illudere delle persone, che secondo me è la cosa più grave che uno possa fare nella vita, no? Ma chiunque, può essere un amico, può essere un elettore, può essere un collega, chiunque. Allora io dissi questo, lui evitò di parlarmi, lo chiamai anche a casa, mi fece rispondere dalla domestica che non c'era mentre era lì, prima mi rispose che era di là, poi mi disse che non c'era, voleva parlarmi, e lì la cosa si chiuse. Io poi successivamente ho rivisto Casaleggio quando è venuto qua a Torino, gli ho parlato del mio progetto di nuovo modello di sviluppo che prevede praticamente l'energia rinnovabile detassata, quella che non consuma territorio, tipicamente il fotovoltaico sui tetti, e lui ha preso nota così, però non mi ha dato la sensazione di essere il burattinaio. Cioè siamo di fronte a una serie di burattini, ma anche Letta è un burattino, attenzione, lo è Alfano, lo è Berlusconi sotto un certo aspetto. I burattinai sono sempre i soliti. Quindi è normale che tu... Cioè gli stessi burattinai di cui parla pure Gelli, no? Se ci vogliamo agganciare a Gelli. Ma secondo me sì, ma anche Gelli non è un burattinaio, è un burattino, attenzione. Sì, infatti. Qua i burattinai, cioè il burattinaio, io diciamo ho seguito l'avvocato per... circa una decina d'anni, no? C'è stato un periodo della vita dell'avvocato che è situato intorno al 92, dove Gianluigi Gabetti mi disse che l'avvocato vedeva più me di lui. Quindi questo, ecco, lui c'era un appuntamento che cascasse il mondo, non poteva mancare, ed era a ottobre al consiglio d'amministrazione della Chase Manhattan Bank con David Rockefeller. Quindi lui non me l'ha mai detto, io non gliel'ho mai chiesto perché lo capivo da solo, che il grande capo di Gianni Agnelli era David Rockefeller. La cinghia di trasmissione è ovviamente Kissinger, perché una volta discutevamo di alcune cose che io suggerivo, Edoardo suggeriva, e disse: ah, ma io non vi posso mica prendere come consulenti, non siete mica Kissinger, riferendo a Edoardo, perché la politica internazionale, e riferendosi a me, a Cocca. Io le cose che dite voi non posso dire che me le dite voi, perché io sarei sminuito, no? Ecco, questo dà la sensazione di quelli che erano i parametri, ma sono i parametri che sono rimasti. Adesso c'è stato un tentativo di Montezemolo di accreditarsi al posto dell'avvocato, che secondo me poteva benissimo farlo in un altro modo, comunque ognuno ha le sue capacità, fa le sue scelte nella vita. E invece oggi c'è Marchionne, che è la cinghia di trasmissione per l'Italia. Cioè oggi come oggi il vero rappresentante americano in Italia è Marchionne, non lo è né Letta e né Berlusconi e né altri, e quindi praticamente siamo di fronte a un sistema che continua a riperpetere, però peggiorando la situazione. Allora, poi, ecco, riagganciandoci adesso al fenomeno Grillo è pure lui, diciamo, è sceso in campo, ma ha le spalle coperte da questi gruppi di potere, no? Se no sì, non gli avrebbero permesso di creare, diciamo, un movimento così vasto. Sì. Io penso che lui l'ha anche dichiarato, la massoneria, le multinazionali,
da Bilderberg, quindi praticamente, allora, per fare, per usare un concetto alla Beppe Grillo, se posso permettermi, Grillo è un po' come il sacco del boxer, no? Che si allena tutti i sfoghi a battere sul sacco perché non hai una persona da battere. Ecco, noi immaginiamo che tutti quelli arrabbiati, giustamente arrabbiati, che fino a ieri pagavano per vedere i suoi spettacoli, adesso vanno gli spettacoli gratis, ma paga qualcun altro, o pagano col voto. E a quel punto lì, dall'altra parte, si trovano semplicemente un qualcosa su cui sfogarsi, che pensano li rappresenta e li faccia trionfare, come poteva essere... Non sono io? No, il telefono ho spento. Che possa essere, diciamo così, una specie di Robin Hood, ma non è un Robin Hood al contrario, perché lui viene pagato attraverso la pubblicità. E ripeto, Casaleggio è un personaggio che rappresenta un ordine mondiale dove fondamentalmente non è scritto, ma si capisce... noi dovremmo essere la nuova Cina, cioè cosa succede? La globalizzazione cos'è? Uno spostamento di reddito il meno possibile, sempre meno possibile, tra i vari paesi. Cioè a un certo punto adesso noi stiamo spostando, anche per cose minimali che possono essere un paio di forbici, la penna, stiamo spostando il nostro reddito dalla Cina, che funzioni o non funzioni, noi continuiamo a dare soldi ai cinesi. Quando i cinesi saranno ricchi, in parte già lo sono, alcuni saranno sempre più ricchi, a questo punto noi saremo sempre più poveri. Allora loro cominceranno a chiedere salari più alti, noi diventeremo poveri, guadagneremo sempre meno, nel frattempo abbiamo buttato via le nostre automobili perché non potremo più permettercele, andremo in giro in bicicletta, e allora cominceremo a produrre i prezzi cinesi per i cinesi. E a questo punto potremmo ricominciare a essere un po' più ricchi, ma non ricchi come oggi. E così importante è che noi ricompreremo le nostre automobili e quando poi non potremo più circolare, saremo diventati ricchi, ritorneranno poveri i cinesi. Questo è l'ordine mondiale che ti aspetta. Io credo che è talmente folle come disegno che non può riuscire. Però... io do una speranza, che è una speranza che secondo me va oltre il credo religioso. Mi riferisco a Papa Francesco. Cioè, è veramente la persona giusta, nel momento giusto, che secondo me può aiutare fedeli, credenti e non credenti, perché lui non fa questa distinzione, a rivendicare i loro diritti. Cioè, se un nuovo modello di sviluppo può esserci, sicuramente è mia intenzione proporre a Sua Santità di promuoverlo e, diciamo così, diffonderlo, sia per le sue capacità di sensibilità sociale e sia per la sua alta credibilità e sincerità. Quindi, più che un Beppe Grillo, io credo a Sua Santità. Perché uno che ha rinunciato, sia pur, diciamo così, apparentemente in modo abbastanza non importante, ha tutta una serie di privilegi che comunque sono unici al mondo, perché non esiste un altro papa che possa vivere negli appartamenti papali, non esiste un altro papa che possa usare le limousine, cioè non esiste. Quindi comunque sia, qualsiasi essere umano avrebbe queste cose qua, le avrebbe tenute ben strette e poi l'ha fatto Wojtyla, quindi non vedo perché non poteva farlo lui. Lui non l'ha voluto fare perché teme molto sulla sua sicurezza. Ecco, credo che è talmente un personaggio di rottura nei confronti del mondo dei potenti, che va da David Rockefeller ad altri, che stanno nascendo in Cina, Putin per quanto riguarda ad esempio la Russia, ecco, che secondo me è la persona
che più di ogni altra può essere in grado veramente di aiutare i poveri, come diventeremo tutti, e quelli e gli sfruttati della terra e del pianeta. Ecco, questo io credo che veramente. Vabbè, ma ci dovrebbe essere di nuovo una nuova democrazia cristiana, che c'era una volta che era un partito vicino al Vaticano. Sì, però io credo che con i giovani e quelle che possono essere state le distorsioni dell'epoca, incarnate soprattutto da Andreotti, potrebbero essere evitate. E credo di più. Io sono sempre stato molto vicino, dal punto di vista epistolare, a papà Wojtyla. Ci sono due episodi, uno minimale però significativo e uno più importante, che penso che mi accomunino a Santo Padre, che sono la rivelazione del terzo segreto di Fatina, su cui ho insistito moltissimo, cui ho lettere di risposta così, evasive, però i fatti poi ci sono state da parte di Sua Santità, e la seconda, una cosa molto banale, che io scoprì che la Mittel di Bazzoli, una società finanziaria che fa capo Bazzoli, e per incassare i dividendi dell'all'epoca Intesa, da parte dello IOR, percepiva delle commissioni. E io scrissi al Papa dicendo: scusi, ma mi spieghi perché dovete pagare delle commissioni alla Mittel per far incassare i dividendi allo IOR? Non ha senso. Allora, questo fu una cosa che colpì molto Sua Santità. Io tra parentesi, io avevo trovato il modo per fargli arrivare le lettere senza che le bloccassero, ho trovato il sistema. E mi fece scrivere al segretario di Stato dicendo che mi ringraziava molto per il suggerimento che gli avevo dato, quella indicazione che gli avevo dato. Ecco, solo per dire che anche uno come Papa Wojtyla, molto, molto santo, a tutti molti gli aspetti, bene o male doveva subire le pressioni all'interno del Vaticano. Ricordiamoci che Papa Luciani, che si oppose allo IOR venne ucciso, no? Quindi che chiaramente il potere è stato molto molto forte. Poi ricordiamo che comunque astutamente Papa Wojtyla usò una parte dei fondi girati allo IOR da parte anche della mafia per finanziare Solidarnosc, e poi venne fuori tutto quello che venne fuori con Casio. Quindi è chiaro che ci sono ipotesi che testimoniano come alla fine il potere veniva gestito anche in questo contesto. Papa Francesco ne è uscito completamente fuori, infatti non a caso si parla che vuole chiudere lo IOR, cioè se ne sta ben lontano dalle stanze vaticane, perché secondo me teme per la sua sicurezza, ed è un personaggio che diciamo è molto vicino ai giovani. Quello che Papa Wojtyla ha fatto, anche le televisioni recentemente, su cui io avevo anche scritto negativamente, la benedizione data ad Andreotti sotto inchiesta. E questa cosa qui, secondo me, Papa Francesco non l'avrebbe mai fatta. Quindi, proprio per dire, i tempi cambieranno. Più che sperare in Beppe Grillo, io spererei in Dio e nel suo rappresentante terreno, che è Papa Francesco. E non dimentichiamoci una cosa, che mentre in Vaticano i vescovi hanno fatto un papa in 15 giorni, noi non siamo riusciti a fare il governo in un mese e mezzo. Se non vale. Quindi, e hanno fatto un miscuglio, perché non avrebbero potuto farlo se non mescolavano tutto. Allora, loro non sono riusciti, noi non siamo riusciti a fare un nuovo Presidente della Repubblica, loro sono riusciti a fare due papi. Capisce quello che voglio dire? Cioè, siamo in una situazione di assurdo,
da tutti i punti di vista, e secondo me non è Beppe Grillo la soluzione. Bisogna che la gente sia lei, che la gente trovi forza attraverso il Papa, in un movimento cattolico che faccia sentire la sua voce e che porti un po' di pulizia in delle strutture che sono veramente corrotte, come ha dimostrato Report. Va bene, allora, perché siamo 20 minuti, okay. Grazie per questa intervista e poi ci risentiremo, va bene? Quando vuole, grazie, buonasera. Buonasera.